L'arrivo del Green Pass ha causato una mattinata di passione al centro tamponi dell'ospedale di Bassano del Grappa. Un gran numero di persone infatti si sono recate al San Bassiano per ottenere il tampone indispensabile per avere il Green Pass in assenza del vaccino. Il servizio è andato quindi in sofferenza, tanto che sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia cittadina e gli agenti del commissariato. Il personale, forse impreparato a un afflusso così importante, ha dovuto riorganizzare gli accessi con le transenne e disciplinare l'ingresso dei richiedenti. In breve tempo la situazione, che si era fatta molto tesa e decisamente complicata per il personale dell'ULS 7 Pedemontana, è tornata alla normalità e non si è reso necessario un intervento di pubblica sicurezza da parte delle forze dell'ordine presenti, che hanno comunque sovrinteso alle operazioni di smaltimento dell'assembramento tramite i tamponi. Resta da capire se quel che è accaduto nel primo giorno del Green Pass si ripeterà anche nel fine settimana, quando molti avranno bisogno del lasciapassare per accedere a locali, mostre, musei e manifestazioni.